Voi fate giurisprudenza? Alzi le mani chi fa giurisprudenza? Chi fa scienze politiche? Una. Oh, si vede che statisticamente è una merda. Però mi fa piacere perché io ho fatto la vostra qualche anno fa, mi sono laureato qualche anno, e devo dire che questo tema mi ha sempre colpito, questo qui dei galeotti. Poi a un certo punto nella mia vita ho incontrato Giorgio, che mi ha fatto vedere, mi ha fatto incontrare due realtà, e devo dire mi si è aperto un mondo. Infatti gli ho detto: Giorgio, voglio diventare vostro amico, voglio fare non so cosa, io non ne ho diciamo che il mio coso è la confusione mentale, quindi se io se posso, la cosa che più mi ha colpito è sentire una frase del Papa che ha detto: oh, quando va a visitare le carceri, io potrei essere qui, io potrei essere uno di voi. Io devo dire, mi sono sempre sentito un po', dai, romagnolo è un po' patacca così, quindi io sono sempre un po' borderline, da dire, è una passare da sborone coglione, è un soffio, non è, e quindi finire dentro. La cosa che più mi ha colpito è delle loro case, è questo che tu incontri delle persone. Perché uno dice lì, vedo delle persone, una cosa in particolare mi ha colpito, una discussione fra Giorgio e uno che a un certo punto raccontava la sua storia e diceva che aveva fatto un sacco di cose, cioè praticamente prende il codice penale, erano più le cose che aveva fatto che quelle che non aveva fatto, e a un certo punto, siccome loro hanno una regola, posso dire, che è quella delle 10 sigarette, e legata al meccanismo, diciamo così, dell'infame, cioè se in galera l'infame è quello che fa la spia, da loro è vero Giancarlo, l'infame è il contrario, no? È quello, perché loro dicono: qual è lo scopo di stare in queste case? Lo scopo di stare in queste case è ritrovare me stesso. Se tu non mi aiuti a ritrovare me stesso, sei un infame, non ce fai la spia. E questo qua, che mi sembra che era il responsabile del Montenegro, si occupava del traffico armi, droga, donne, corpi umani, schiavi, tutto, e quindi ha fatto veramente tutto, e un giorno lui aveva venduto il suo turno per pulire i gabinetti, perché nelle case della Giovanni XXIII non c'è il personale che pulisce, cioè sono le stesse persone, come nelle case di ognuno si pulisce, e lui aveva venduto a uno, gli aveva detto: siccome tu fumi poco, invece io sono un tabacchiero di quelli pesanti, se mi dai 3 paglie faccio il tuo turno a pulire i cessi. E io ho assistito a una discussione fra Giorgio e questo gli diceva: Giorgio, non rompere i coglioni, io sono un pluri, le ho fatte di tutte, mi rompi i coglioni per 3 sigarette? Lui diceva sì, perché non è le 3 sigarette, non è forse anche una, però se tu sei qui e infrangi questa regola vai contro te stesso, non è la regola in sé, le regole sono perché tu devi imparare te. E questo qui era veramente alterato, e mi ha colpito molto questa cosa, perché io devo dire, di mio penso che uno possa sbagliare tutta la vita, ci sia sempre possibilità di sbagliare, ma se uno deve essere definito dalla cazzata che ha fatto, penso che sia un errore tremendo. Io lì ho visto della gente che mi ha detto, mi ha raccontato, anche ragazzi, uno di 24 anni, quindi vostro coetaneo, che ha raccontato come lì ha potuto trovare una possibilità per se stesso, la possibilità di, anche lui diceva: io ho cominciato a delinquere da ragazzino, ho imparato, poi dopo ho fatto la specializzazione nel carcere, ho fatto il master, la triennale, e lì mi sono specializzato, e tutti quelli che raccontavano dicevano: il carcere è inutile, anzi è dannoso, perché non riesci
a venirne fuori. Invece devo dire che questa esperienza di queste case, di questa compagnia, di questa amicizia che loro offrono, anche semplice, poi vuol dire, non è che uno, siccome è buono, uno rimane coglione anche se va a Giovanni Mezzelli, non è che diventa immediatamente un santo. Però lì c'è la possibilità di fare un cammino, di fare un percorso. E sempre del Papa, per concludere, mi ha colpito questa cosa quando è venuto a Bologna, agli universitari, cioè a voi, ha fatto questo racconto, ha fatto questo parallelo fra la storia di Ulisse e Orfeo, e allora dice c'erano queste sirene che erano delle puttane che cantavano e instillavano verso tutti gli uomini un'attrattiva pazzesca, solo che questa attrattiva portava alla morte, perché loro erano talmente tanto belle, talmente tanto brave a cantare, tipo Spice Girl, che era una roba anche di più, talmente tanto puttane, che loro attiravano gli uomini, ma poi li ammassavano. E a un certo punto Ulisse, furbo, furbissimo, per passare e per non andare a venire ucciso dalle sirene, ha adottato un metodo, diciamo così, coercitivo. Si è fatto legare all'albero maestro della nave e ai suoi marinai gli ha messo dei tappi di cera nelle orecchie, così loro non potevano sentire. Tutti penso che possiamo avere delle cose per cui siamo addicted, che possono essere la carriera, il voto, il sesso, la droga, l'alcol, qualsiasi cosa, il gambling, non lo so. Di fronte a tutte le cose, e metto i tappi alle orecchie. E invece Orfeo, il capo degli Argonauti, ha avuto un'altra intuizione. Lui aveva la sua barca, anche lui, con gli Argonauti, con i suoi marinai, e a un certo punto, per fregare le sirene, si è messo a cantare e ha cantato un canto più bello. Di modo che i marinai hanno detto no, noi non vogliamo stare a sentire le sirene, vogliamo ascoltare il nostro capitano Orfeo, Giorgio Pieri, capitano Orfeo, che canta, sei stonato, sei anche brutto come fisicamente, però hai la forza di fare, loro penso che sono testimoni, di dire che rispetto alle carceri c'è una cosa più bella, che non si risolve facendosi legare, incarcerare, ma ponendo una cosa di più bello, di più positivo. Ecco, io penso che voi siete testimoni, io l'ho visto, senza capire, ho visto che queste case sono proprio questa cosa qui, un canto orfico, orfeico, te che sei intelligente. Te come sei? Professoressa, come sei? Giudice! Oh, alla tua età, già giudice! Complimenti, te invece cosa sei? Professoressa. Criminologa. Criminologa. CSI Bologna, Bologna. Dove sei? CSI San Donato, qui ce n'è. Mazzini. Giudici di cosa? C'è una specialità di giudice? Sorveglianza. Sorveglianza, stai lì, c'hai due occhi come cofi. Chi devi sorvegliare? Cosa fai? Una specie di condannato. Il condannato. E questa cosa qui è un invito che io vi faccio, se potete diventare amici. Io con Giorgio, adesso faremo prima o poi una campagna, io voglio fare una campagna, questo, no. Proprio questo. No. Adotta un galeotto. Io. Siccome loro gli costa 30 euro, è vero? Sì. Io voglio fare una pubblicità, fai anche tu come Giuda, dona i tuoi 30 denari. San Giuda, quel cuscemassè è il nostro protettore, siamo tutti dei poveri. Veramente vi invito, invitali, venite tutti, un caso, tutti dopo, fra l'altro loro coltivano i maiali, dimmi, spiegano, hai detto, le mucche, allevano i formaggi, sì, sì, alla grande, applauso per...